Carpi campione d'inverno della Serie B 2014-2015, a passo di record, il più 9 degli emiliani sulla seconda in classifica, costituisce il vantaggio storico di una formazione cadetta a metà stagione nella Serie B a 3 punti per vittoria dal 1994-95 ad oggi. Il precedente primato apparteneva al Genova di Cosmi nel 2004-2005 con 7 punti. Nemmeno la Juventus, che era partita da meno 9 per la penalizzazione, e il Milan, tanto per citare due formazioni nobili che hanno frequentato il torneo cadetto, avevano un simile margine, più 2 per i bianconeri di Deschamps e più 4 per i rossoneri nel 1980-81, però con la vittoria che assegnava 2 punti. Per rivedere in B un caso simile si deve tornare indietro al 1977-78, quando l'Ascoli di Mimmo Renna girò con più 11 sulla seconda e sempre con la vittoria ancora a 2 punti, che salirono però a più 17 a fine torneo. Intanto i 21 punti del Crotone, che relegano i rossoblù al terz'ultimo posto in compagnia del Catania, danno in attesa della ripresa del campionato qualche speranza in più. La classifica molto corta vuole alla fine del girone di andata la salvezza a 23 punti, posizione attualmente occupata dal Brescia, che dovrebbe subire una penalizzazione e lascia Ternana e Bari a 25 e Virtus Entella a 24 punti. Ma la ripresa non sarà facile. Delle prime 6 gare il Crotone ne dovrà giocare 4 fuori casa e solo 2 all'uscita. Ternana, Carpi, Catania e Vicenza fuori, Latina e Bologna dentro. L'apertura del calciomercato invernale ci darà maggiori informazioni. In occasione della inaugurazione della nuova sede del Club Velico di Crotone, abbiamo colto l'occasione di ascoltare il parere di Michele Lucente, presidente di Confindustria Crotone, e di Fabio Colella, presidente della FIV Calabria Basilicata, sulla necessità di lanciare in Calabria e particolarmente a Crotone il turismo sportivo. Stiamo partendo con Alfredo, che sta inquadrando il tabellone pubblicitario, itinerari, per ritornare al discorso importantissimo di far sì che Crotone possa crescere con il turismo sportivo. Ed è un simbolo importantissimo quello di oggi qui a Crotone con il Club Velico, perché nel 2015, nel 2016 porterà veramente, e io uso questo termine, tanta, tanta gente a Crotone. Sì, Itinerari è la rete che abbiamo costituito ed è qui presente perché nell'occasione ha dato la possibilità al Club Velico di poter ospitare all'interno di una struttura importante del territorio, una struttura alberghiera, i ragazzi che vengono a dei prezzi concordati. Quindi è questo l'obiettivo di Itinerari, cioè quello di favorire la realizzazione degli eventi sportivi. E quindi là noi siamo riusciti in questo evento, siamo contenti perché il Club Velico merita veramente la vicinanza da parte di tutti, e quindi come Itinerari stiamo costruendo un percorso molto importante che porterà a novità veramente interessanti anche sullo scalo aeroportuale di Crotone. Per quanto riguarda il tuo progetto? Il mio progetto sta andando avanti, mi sono sentito settimana scorsa. Che appunto siamo? Allora, le federazioni stanno mandando i progetti, quindi entro fine mese dovremo ricevere le federazioni che hanno aderito, dopodiché tireremo fuori i vari calendari insieme a questo del Circolo Velico che è già esistente, però ci tengo a ripetere che la rete serve proprio ad agevolare questi percorsi. Tu stesso in trasmissione mi hai chiesto: ma ci sono fondi, ci sono soldi, mettiamo. Molto spesso il fatto di poter trovare l'albergo che riesce a fare un passo indietro, poter offrire delle camere a dei prezzi agevolati, che poi sono i prezzi che il Circolo Velico trova in tutte le parti d'Italia. Quindi noi riusciamo ad avere delle competizioni a Crotone, perché prima di tutto noi andiamo in competizione con con altre sedi che naturalmente offrono dei prezzi veramente bassi. E quindi la rete serve a portare gli imprenditori del turismo a capire che questo non è un evento spot, ma può rappresentare veramente una nuova pagina, una nuova vocazione per il nostro territorio. Allora, guardi. Importante l'inaugurazione di questo circolo, il 33esimo circolo che nasce nella nostra regione, un circolo bellissimo che dà la possibilità di portare la grande vela, la vela più importante qui a Crotone, una vela con la V maiuscola. Il 2015 sarà pieno di manifestazioni, pieno di ragazzi, e qui veramente si sposa il progetto che noi da tantissimi anni stiamo lanciando, che è la vela con il turismo. Finalmente c'è. Sta cominciando ad entrare questa mentalità nella testa soprattutto dei nostri politici.
E allora tutte le belle idee devono partire dal basso e noi siamo il basso, noi stiamo dando veramente input a questa idea e quindi finalmente devono rendersi conto che la Calabria può rinascere e può fare turismo solo grazie a questi eventi. Non esiste altro turismo se non quello sportivo, che va incentivato e va sempre più aiutato. Questa del Club Velico di Crotone è una grandissima realtà, questa struttura nata grazie ai soci, grazie al suo presidente, grazie al loro apporto che è stato veramente eccezionale, fa sì veramente che in Calabria si portino questi grandi eventi e che questi grandi eventi si facciano qui a Crotone.